Hai deciso, è ora di cambiare casa e di vendere questa. Ma quanto vale la tua casa? Il web è pieno di siti che ti fanno la valutazione gratuita, solo inserendo i dati catastali o addirittura l'indirizzo. Eppure una casa è un po' più complicata. Ci sono molti fattori che incidono oltre all'anno di costruzione e la sua posizione. Per esempio le rifiniture o lo stato degli impianti tecnologici. L'orientamento o l'affaccio, se sono state eseguite manutenzioni alla palazzina o la disposizione dei locali all'interno della casa, se ha spazi accessori come cantina, garage, balcone, tavernetta, se ha l'ascensore o se ha un piano basso. Poi ci sono altri parametri che dipendono dalla zona in cui si trova la casa, come la qualità della viabilità, se ci sono parchi pubblici, se ci sono attività commerciali in zona, se è una zona di facile parcheggio o se è una zona artigianale o industriale. Per questo, case simili internamente possono avere valori molto diversi. Un agente immobiliare, quando esegue una valutazione, tiene conto di questi parametri e, in base ai propri strumenti e alla sua esperienza, cerca di determinare il più probabile valore di mercato. E tu? Che esperienza hai avuto? Hai mai fatto valutare la tua casa? Scrivimi i tuoi dubbi e li affronteremo assieme. Ci vediamo nel prossimo video.